Ciao Edmund, torno a prenderti più tardi. Mi farebbe molto piacere se lei restasse. L'area giochi, non è vero? No, grazie. Buongiorno, mi farebbe molto piacere se lei restasse. Ci vediamo dopo. Buongiorno, signora Coniglio. Salve, mamma Pig. Se non ha intenzione di rimanere, la capisco. No, no, resto. Noi adulti potremo farci una tranquilla chiacchierata mentre i piccoli giocano e si divertono. Oh, sono contenta. Questa è l'area giochi, dove ci sono soltanto oggetti morbidi. Così i piccoli possono saltare, dondolarsi, intrufolarsi, scivolare e giocare. È fantastico! I piccoli si stanno divertendo così tanto. Già, speriamo di riuscire a portarli via dopo. I piccoli hanno giocato tutto il giorno. Forza, è ora di tornare a casa. È stata una bellissima festa, non è vero? Sì! E vi siete divertiti? Sì! E ora siete pronti per tornare a casa? No! Oh, povere noi! Non riusciremo mai a farli uscire. C'è soltanto un modo per farlo. Devo entrare anch'io? Auguri! Ah! Sono incastrata! Aiuto! Non si preoccupi! Sto arrivando! Ah, ci sono quasi! No! Sono bloccata anch'io! Aiuto! Salve! Il signor elefante è venuto a prendere Edmund. Signor elefante! Aiuto! Siamo incastrate! Non preoccupatevi, signore! Vi tiro fuori io! Non lo faccia! Si incastrerà anche lei! È una trappola! Ah! No! Sono incastrato! Papà Pig, Peppa e Susie sono venuti a prendere George. Oh! La signora Anatra sta andando più veloce della nostra barca. Vuole gareggiare con noi, signora Anatra? Allora a tutto vapore! Questa barca non può andare un po' più veloce? No, questa è la velocità massima. Oh. Comunque, forse dovresti rallentare. Ci stiamo avvicinando a una montagna. Oh. Ha ragione, c'è una montagna davanti a noi. Finiremo per schiantarci contro. No, entreremo dentro questo tunnel. C'è un tunnel che attraversa la montagna. Qui dentro è tutto buio. E senti come sono buffe le nostre voci. Bello, abbiamo navigato nel cuore di una montagna. Devo riconoscere che questa chiatta è molto divertente. Guardate, laggiù c'è un'altra montagna. Questo significa che c'è di sicuro un altro tunnel. Non questa volta. Oh, non c'è nessun tunnel. Allora che cosa facciamo? Semplice, passiamo dall'altra parte. No, non esiste al mondo che una barca possa passare dall'altra parte. Ti sbagli invece, grazie alla chiusa. Guardate, vi faccio vedere. Mamma cane apre il cancello della chiusa. Avanza pure, capitano! Aspetta lì mentre io chiudo il cancello della chiusa. Adesso faccio entrare l'acqua per far salire la chiatta. Guardate, stiamo salendo! L'acqua entrando solleva la chiatta. Adesso apro questo secondo cancello. Avanza pure, capitano! Avanti a tutto vapore! Oh, dov'è finita la terraferma? Navighiamo nel cielo! Stiamo passando sopra un ponte! Esatto! Grazie a questo ponte possiamo navigare sulla valle sottostante! Navigare su nel cielo! Può esistere un'avventura più fantastica di questa? In barca su nel cielo! Adesso costruite le vostre maschere. Peppa usa carta velina colorata. Ecco, io ho fatto una maschera a forma di farfalla. Danny Cane sta usando dei bottoni e delle cannucce. Io invece ho costruito una maschera da robot. Susie Pecora usa delle piume. Io ho fatto una maschera da gufo magico. Io ho fatto una maschera da supereroe. Io ho fatto una maschera da carota. E il mio fratellino Richard è una mini carota, guardate! A noi piacciono le carote! George ha fatto una maschera da dinosauro.
Bello! Dimmi, Edmond, la tua che maschera è? Questo è il sistema solare, con tutti i pianeti. Già, certo. Ho incluso anche Plutone, malgrado venga classificato soltanto come planetoide. Molto bene, Edmond. Edmond Elefante è un sapientino. Allora, avete finito tutti? La mia sarebbe più bella con un po' di porporina. Per favore, possiamo avere la porporina, Madame Gazzella? Porporina, 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 porporina. Ci sono tanti oggetti luccicanti che potete usare. Nessuno è bello come la porporina. Porporina, porporina, porporina. No, la porporina si sparpaglia ovunque. È difficilissimo liberarsene una volta che si rovescia. È una vera e propria seccatura. Però è così speciale e magica. Per favore, possiamo avere la purpurina? Per favore! Va bene, ma una condizione. Promettete solennemente di fare molta, molta attenzione a non rovesciarla? Sì, promesso! D'accordo, vado ad aprire l'armadietto della purpurina. Madame Gazzella tiene la purpurina ben chiusa a chiave. Ricordate bene, avete promesso di usare la purpurina con molta, molta attenzione. Ecco, questa è la mia casa. Ma no, Molly, questa è la casa di Rebecca. Rebecca Coniglio abita dentro la collina. Ciao, amiche. Ciao, ciao, Rebecca. Molly è la mia nuova vicina di casa. Sì, e quindi dove abiti, Molly? Ci siamo trasferiti sotto la casa di Rebecca. Vieni a vedere. Le talpe vivono sottoterra. La nostra casa non è ancora finita. Ti presento il mio papà che la sta costruendo. Ah! Ecco il signor Talpa. È molto bravo a scavare. Ti piace la tua nuova camera da letto, Molly? È molto carina e comoda. Lei è la mia nuova amica, Peppa. Buongiorno, signor Talpa. Piacere di conoscerti, Peppa. Papà Pig è venuto a prendere Peppa. Sono qui! C'è nessuno? Oh, salve, papà Pig! Come posso aiutarla? Lei sa dove abita la famiglia di Molly Talpa? Sì, si sono trasferiti proprio sotto di noi. Come sarebbe sotto di voi? Sì, è davvero elettrizzante! Ciao, papino! Benvenuto, signor Pig! Prego, si accomodi! Scusi tanto il disordine, ma sa, stiamo facendo un ampliamento. Oh, lo sa, io sono un grande esperto di ampliamenti. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli. È gentile da parte sua. Già, ma... perché servono professionisti per costruire una casa. Degli idraulici, elettricisti, architetti. A dire la verità, il signor Talpa e io stiamo facendo tutto da soli. Oh. Buongiorno, signor Pig. Buongiorno, signor Talpa. Posticino interessante avete messo su. La ringrazio. C'è ancora qualche scavo da fare, ma... Il soffitto come si sostiene? C'è un architrave di acciaio oppure di cemento? Prego? Che cos'è un architrave? Beh, ecco... Il lato positivo di scavare una casa è che si può fare ciò che si vuole, dove si vuole. Mi sembra che non abbiano molto odore. Certo, perché sono fatti di plastica. Sono fatti di plastica? Sì, garantiti per durare una vita intera. Se ne compra uno, ne ha quattro in omaggio. No, grazie, signor Volpe. Avete comprato anche del pesce, peccato. Io avrei potuto vendervene di migliore. Niente pesce di plastica, grazie. Questa non è plastica. Beh, veramente lo è. Ma è un pesce giocattolo incredibile. Sentite un po' come canta. Bella stella in cielo stai, brilla e non ti spegner mai. E servono solo 24 batterie. Oh, è bellissimo, vero mamma e papà? Lo possiamo comprare, papà? No. Per favore, lo possiamo portare a casa, così canterà tutto il giorno. No, mi dispiace, Peppa. A casa nostra non c'è la necessità di un pesce cantante. E va bene. La ringrazio, signor Volpe, ma abbiamo già comprato tutto quello che ci serviva, davvero. Ci sarà pure qualcos'altro di cui avete bisogno. Che ne dice di un antico vaso cinese che non si romperà mai? Perché è fatto di plastica. È veramente carino, ma non ci serve proprio niente, grazie. Comincia a piovere. Niente paura, ho qui quello che ci vuole. Ecco a voi degli ombrelli! Sì, li prendiamo. Grazie, quattro ombrelli, per favore. Il banco del signor Volpe vende di tutto.
Avete visto? È stata una grossa fortuna che siate venuti da me. È vero, grazie di nuovo, signor Volpe. E la novità è che, soltanto per oggi, comprando 4 ombrelle si riceve in omaggio un fantastico pesce cantante. Oh, che bello! Bella stella in cielo. Peppa adora il mercato. Tutti adorano il mercato. Ve ne mostro un'altra che richiede una grande abilità per essere coltivata. Una pianta di pomodori. Ma mi sembrano piccolissimi, nonno. Tieni, Peppa, assaggiane uno e dimmi che sapore ha. Provalo. Vediamo, ha il sapore di niente. A dire il vero, non sono ancora del tutto maturi. Buongiorno, nipotini miei. Ciao, nonna Pig. Per favore, potrei avere qualche pomodoro? No, temo che i pomodori non siano ancora maturi. Forse aspettando qualche settimana. Ma volevo fare un'insalata di pomodori per pranzo. Anche nonno cane coltiva i pomodori, nonnina. Già, può darsi che nonno cane ce ne possa dare qualcuno. Non avrai mica intenzione di chiedere a nonno cane quei suoi vecchi pomodori avvizziti. Ah. Ehi là, nonno cane, ciao! Oh, salve, nonna Pig. Sono felice di vederla in questa splendida mattinata. Avrebbe dei pomodori da prestarmi? Da prestarle? Lei può raccogliere tutti i pomodori che desidera. I pomodori hanno fatto una magnifica riuscita quest'anno. Sembrano molto più grandi dei tuoi pomodorini, nonno Pig. Saranno anche più grandi, ma questo non significa che siano anche più buoni. Peppa, ti andrebbe di assaggiarne uno? Sì, molte grazie. Delizioso. Nonno cane, questo è il pomodoro più buono che abbia assaggiato in tutta la mia vita. Qual è mai il segreto di questi pomodori? Io non avevo intenzione di coltivarli. Ho solo messo dei vecchi semi di pomodoro in quell'angolo e loro sono cresciuti. Riempia pure il suo cestino, sono troppi per me. La ringrazio, farò una gustosa insalata di pomodori. Ah, io conosco un'ottima ricetta per l'insalata di pomodori. Meraviglioso, ce la può fare lei? Il problema è che per la mia ricetta serve il basilico. E purtroppo non ho pensato a coltivarlo. Mio nonno ha una montagna di basilico profumato. Sul serio? Oh, certo, ne ho un mucchio dentro la mia serra. Vieni a vedere. Ecco, l'acqua sta tornando. Proprio come avevo detto. L'acqua sta liberando la barca del nonno dalla sabbia. Stiamo ballonzolando su e giù. Siamo pronti per veleggiare. Ai tuoi ordini, Capitan Nonno. Ai posti di manovra. Io adoro andare in barca a vela. Ehi là, vento in poppa, Nonno Pig. Va tutto bene a bordo? Serve aiuto o qualche consiglio, vecchio mio? Ce la stiamo cavando perfettamente, grazie. Arrivederci. Guarda, Nonno, loro vanno più veloci di noi. Non si deve avere fretta quando si va in barca a vela. Stiamo ballonzolando su e giù. La barca va su, la barca va giù. La barca va su, la barca va giù. Adesso sale, poi riscende giù. La barca va su e giù. E là, vento in poppa, nonno Pig. È meglio rientrare prima che arrivi la bassa marea. Se fa tardi, rischio di rimanere arenato sulla sabbia. Grazie del consiglio. Ci vediamo, a dopo. Non ho intenzione di dargli ascolto. Per quanto riguarda le maree, io ne so decisamente più di loro. La barca va su, la barca va giù. La barca va su, la barca va giù. Adesso sale, sale. Oh! Abbiamo smesso di ballonzolare. Evidentemente è arrivata la bassa marea. Vuol dire che siamo arenati sulla sabbia, nonno? Già, ma solo finché non torna l'alta marea, quando l'acqua ci farà galleggiare di nuovo. E quando torna l'alta marea? Domani mattina. Oh! Trascorreremo la notte in barca, che cosa ne dite? Facciamo un pigiama party, evviva! È meglio fare un colpo di telefono a nonna Pig. Papà Pig vuole leggere un giornale. Ah, oggi è un giorno perfetto per non fare niente. Papà Pig adora non fare niente. Oh, accidenti, Papà Pig. Ci siamo dimenticati di badare al giardino. A cosa ti riferisci, mamma Pig? All'erba. Deve essere tagliata. A me piace, alta. Ha il fascino del selvaggio.
Mammina, papino, venite a giocare con noi nell'erba alta. È uno spasso. Va bene, andiamo a giocare con questa palla. Che fine ha fatto? La palla si è nascosta nell'erba alta. Non riusciremo mai più a trovarla. Forse c'è davvero bisogno di tagliare l'erba. Sì, Papa Pig. Vado a prendere il tosaerba. L'avevo messo qui da qualche parte. Ah, eccolo. Papa Pig ha trovato il tosaerba. Sembra vecchio e arrugginito. Non è vero, taglierà l'erba in un batter d'occhio. Dopotutto un po' arrugginito lo è. Forse dovremmo chiamare Nonno Pig e chiedergli in prestito il suo tosaerba. Ma non c'è bisogno di disturbarlo, devo soltanto spingere con più forza. Il tosaerba di Papa Pig non funziona. Ho un'idea. Chiamiamo Nonno Pig. Pronto? Nonno Pig al telefono. Ciao, Nonno Pig. Potresti darci una mano a tagliare l'erba alta? Certamente! Vengo subito da voi! Ciao! Mi sa che questo è un lavoro per Betsy. Nonno Pig sta andando da Peppa con il suo trattore. Allora, che cosa posso dipingere? Ottimo soggetto, George. Dipingerò il vecchio albero di ciliegio. Che cos'è quello? Si chiama cavalletto, Peppa. Serve per appoggiare la tela. E che cos'è una tela? La cosa sopra cui si dipinge, un po' come i fogli di carta che usate voi. E quello cos'è? Dentifricio? No, tesoro. Questi sono colori speciali che usano gli artisti adulti. Bene, con che colore volete iniziare? Rosso, per favore. Perché il rosso, Peppa? Perché il rosso è il mio colore preferito, Papa Pig. Ma per prima cosa dobbiamo dipingere il cielo. Guarda, sai dirmi di che colore è? Azzurro, naturalmente. Molto bene. Iniziamo con l'azzurro. E ora disegniamo l'albero. Ci serve un po' di verde per le foglie. Ma il verde non ce l'abbiamo. Non preoccuparti, se mischiamo un po' di azzurro con del giallo, possiamo creare il verde. Mischiando azzurro e giallo si ottiene il verde. Facciamo tante belle foglie verdi e in basso un po' di erba. E come farai con il tronco? Senza il marrone non puoi dipingerlo. Possiamo crearlo noi. Basterà mischiare verde e rosso. Mischiando verde e rosso si ottiene il marrone. Papa Pig dipinge il tronco e i rami dell'albero. Wow! Papà, posso dipingere le ciliegie? Ma certo, Peppa. Bagna il tuo dito nel colore e premilo sulle parti verdi. 1, 2 e 3. Ben fatto. George, tocca a te adesso. Sei davvero un grande pittore. Complimenti. Perfetto, abbiamo finito il dipinto. Urrà! Oh, ci sono le anatre. Mamma, perché stai dicendo delle parole così strane? È francese, Peppa. Significa buongiorno, come stai? E poi che cosa dice? Dame, j'aime les princesses et jouer avec mes amis. Che bravo, papà! Sono un vero esperto di francese. Che cosa vuol dire? Papà Pig pulisce gli occhiali per poter leggere più chiaramente. Non capisco. Non ha nessun senso. Significa, mi piacciono molto le principesse e giocare con i miei amici. Era quello che stavo per dire, infatti. Voglio parlare in francese. Magari puoi parlare con Delfin Asino. E come? Ha scritto il suo numero sulla sua lettera. Evviva! Bonjour. Est-il possible che Peppa parla a Delfin? Mamma Pig chiede se Peppa può parlare con Delfin. Pronto? Bonjour. Bonjour. E poi che cosa devo dire? Comment ça va? Comment ça va?
Au revoir. Au revoir. Che cosa ti ha detto? Delle cose in francese. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa sta chiedendo come stai in francese. Dinosauro. No, George. Non capisci niente di lingue straniere. È mattino. Il signor Zebra sta consegnando delle lettere a casa di Peppa. Basta! Evviva! Motori al massimo! Ciao, ciao, nonna! A più tardi! Peppa e George adorano il trenino del nonno. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf. Il treno del nonno fa ciuf ciuf tutto il dì. I maiali sul treno fanno oink oink oink, oink oink oink, oink oink oink. I maiali sul treno fanno oink 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 tutto il dì. Ecco nonno cane con Danny cane. Ciao ragazzi. Ciao Danny. Vedo che giocate con un bel trenino. Giocare? Gertrude è una vera locomotiva. Funziona ancora quel vecchio macinino? Vecchio macinino? Col mio carro attrezzi ho salvato molta gente che aveva bisogno di aiuto. Senti nonno, posso fare un giro sul treno? Certo, va pure, Danny, se trovi più divertente giocare su un trenino. Grazie, nonno. A più tardi! La signora Coniglio guida lo scuolabus. Alla vostra sinistra ci sono delle colline con un po' di alberi. Ciao, amici! Ciao, Peppa! Ci sono tutti gli amici di Peppa. Possiamo fare un giro sul treno? Vorrei che questi bambini facessero una gita divertente ma istruttiva. Pensa che i treni siano istruttivi? Sì, lo sono di certo. Ascoltatemi, alzi la mano chi vuole fare un giro sul treno. Io! Ora alzi la mano chi vuole rimanere sull'autobus. Va bene, potete salire sul trenino, io rimarrò dietro di voi. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf. Il treno del nonno fa ciuf ciuf tutto il dì. Peppa, il cuginetto è davvero troppo piccolo per giocare a palla. Ma se non può giocare né con i dinosauri né con la palla, allora che cosa può fare? O mangia oppure dorme. E spesso fa così. Zietta, per favore, me lo fai prendere in braccio? Sì, se mi prometti di stare attenta, puoi tenere il piccolo Alexander. Alexander? E il suo nome? Si chiama Alexander. Che nome lungo per un maialino così piccolo. È molto carino. È strano visto che è un maschio. Che cos'è questo odore? Forse è arrivato il momento di cambiargli il pannolino. È disgustoso! Peppa, anche tu quando eri piccola sporcavi il pannolino. Non è affatto vero! Mamma, posso restare con Peppa e Giorgia a giocare fuori? Certo! Chloe, è bello avere un fratellino così piccolo? Sì, Alexander è davvero un tesoro! Vorrei che George fosse un piccolo maialino appena nato. Ho trovato! George può fare finta di essere un maialino. Deve entrare in questa carrozzina. È un'ottima idea. No. George non vuole fare il neonato. George, se ora fai finta di essere appena nato, ti prometto che con te sarò molto gentile per tutta la vita. George ci pensa. E potrai usare i miei giocattoli. George ci pensa ancora. E se ne avrai voglia, ti farò usare anche i miei giocattoli. George ha deciso. Go, go, go. Sei davvero un maialino adorabile. Ecco Candy Gatto, Susy Pecora, Rebecca Coniglio e Zoe Zebra. Ciao! Come mai George è dentro a questa carrozzina? Lui non è George. È un maialino appena nato. Go, go. A me sembra proprio George. Noi stiamo facendo finta che sia appena nato. Ah! Oh! Oh! Oh!
buio! E l'aspirapolvere all'improvviso si è spento. Anche il mio computer non funziona più. Mamma Pig preme l'interruttore, ma la luce non torna. Probabilmente c'è stato un blackout. E che cosa vuol dire? Se c'è un blackout, significa che non arriva l'elettricità. Che cos'è l'elettricità? Tesoro, l'elettricità è ciò che fa funzionare tutto quello che abbiamo in casa. E questa elettricità può tornare di nuovo? Sì, ma mentre aspettiamo, faremmo bene a cercare una torcia. Credo che ce ne sia una nello scantinato. Ottimo, vado io a prenderla. Ma al buio non riuscirai a trovarla. Oh, non ci sono problemi. Ci vedo benissimo anche se non c'è luce. Ma cosa ci fa questo qui? Oh, papà, è tutto a posto? Sì, c'è solo più buio di quanto immaginassi. Oh, adesso che ci penso? Credo che la torcia in realtà sia in cucina. Mamma Pig ha trovato la torcia. Posso tenerla io? D'accordo. Grazie, mammina. George, guarda un po' qui. Peppa fa un'espressione buffa. Ma no, George, sta tranquilla, è solamente Peppa. Oh, dobbiamo avvertire vostro padre. È ancora laggiù al buio. Peppa Pig è in cantina e sta cercando la torcia. Ma dove si sarà cacciata? Papà, la torcia era quassù. Per fortuna è sempre stata in cucina, non là sotto al buio. Hai ragione, una vera fortuna. Ecco qua. Grazie. Buona pattinata. Ecco Susie Pecora, Rebecca Coniglio, Danny Cane, Zoe Zebra, Candy Gatto, Emily Elefante e Pedro Pony. Gli amici di Peppa sanno pattinare molto bene. Anche Peppa vuole pattinare. Ciao a tutti! Ciao, Peppa! Questa è la prima volta che pattini, Peppa? Sì! Vuoi che ti insegni come si fa? No, ti ringrazio, Susie. Sono certa di sapere già come si pattina. Ok, vieni con noi! Aiuto! È assolutamente impossibile. Non voglio ritornare a pattinare mai più. Non preoccuparti, Peppa. È normale cadere quando si pattina sul ghiaccio. Anch'io cado spesso. Guardami. Oh, perbacco! Oh, oh. Che tontolone. George, ti va di pattinare con me? No. George non ha mai provato a pattinare e ha un po' di paura. Ci penso io a George. Tu vai a insegnare a Peppa a pattinare. Pattinare non è difficile, Peppa. Devi spingere il piede e scivolare. Spingi, spingi, scivola. Visto? Spingi, spingi, scivola. Spingi, spingi, scivola. Ma è davvero facile. Adesso posso farlo anche da sola, mammina. Spingi, spingi, scivola. Spingi, spingi, scivola. Ben fatto, Peppa. Guardatemi, sto pattinando. Peppa se la cava molto bene. Già, sono un'ottima insegnante. Cos'è successo? Le femmine non ci lasciano entrare nella casa sull'albero. Sì, non è affatto giusto. Oh, oh, forse so come aiutarvi. Venite con me. Ora possiamo giocare a prendere il tè con calma e senza maschi. Cos'è questo rumore? Finito! Adesso voi ragazzi potete giocare in un vero castello che si apre con questo ponte levatoio. È bellissimo! Grazie mille, nonno Pig! Ci fate entrare? No, questa è una fortezza per maschi e voi non siete le benvenute. Come vorrei poter giocare là dentro. La casa sull'albero è molto più bella del loro castello. Andiamo, ragazze. Sono il re del castello. Ogni castello ha la sua bandiera. Oh.
I maschi hanno una bandiera! A noi non serve una cosa tanto inutile! Ecco Nonna Pig! Ciao, bambine! Posso portarvi qualcosa? Sì, una bandiera! E deve essere molto più bella di quella che hanno usato i maschi! Vedo cosa riesco a trovare! Sono il re del castello! Oh oh! In un castello che si rispetti deve esserci un telefono! Reggi questo! Tenete la corda bella tesa e potrete parlare con i vostri amici! Noi non vogliamo parlare con i maschi! E noi non vogliamo parlare con le ragazze! Nonna Pig ha trovato una bandiera per le bambine. La vostra bandiera sarà questo vestito. Grazie, nonnina! A dirla tutta, sento la sua mancanza. Perché non la chiami al telefono? Buongiorno, signora Pig. Peppa può parlare con Susie, per favore? Ciao, Susie! Ciao, Peppa! Possiamo essere ancora amiche se mi chiedi scusa. Mi dispiace di averti detto che hai barato, anche se in effetti era la verità. Bene, e a me dispiace di essere stata la tua migliore amica. Oh! Non ho bisogno di lei. Posso benissimo trovarne un'altra. Non c'è problema. È una bellissima giornata. Tutti i bambini sono al parco giochi. Danny Cane si sta divertendo con il suo migliore amico, Pedro Pony. George sta giocando con il suo migliore amico, Richard Coniglio. Dondolo. Susie Pecora è sull'altalena, da sola. Peppa sta giocando a minigolf, da sola. Arriva Emily Elefante. Posso giocare anch'io? Certo! Emily! Susie Pecora era la mia migliore amica, ma non lo è più. Quindi potresti prendere tu il suo posto. Ma la mia migliore amica è Candy Gatto. Oh. Miau. Wiii! Zoe, se vuoi, puoi essere tu la mia migliore amica. Ma io ne ho già una. È Rebecca Coniglio. Oh. Ciao, Susie. Ciao, Peppa. Finalmente! Allora siete tornate ad essere amiche. Noi non siamo amiche. Non lo siamo e non lo saremo mai. Penso che sia il momento giusto per fare la pace. Peppa, coraggio, chiedile scusa. Soltanto se lei chiede scusa prima. Soltanto se lei chiede scusa prima. Ho un'idea. Conterò fino a tre e lo direte insieme, nello stesso momento. D'accordo. Peppa e George scrivono una risposta a Zoe. Allora, che cosa le vuoi dire? Cara Zoe. Cara Zoe. Adesso non so più come continuare. Che ne pensi di... Ci piacerebbe molto venire alla tua festa. Cordiali saluti, Peppa e George. Bambini, che colore preferite per la busta? Voglio la rossa. Signorina Zoe Zebra. Bene, e adesso il francobollo. La lettera è pronta per essere imbucata. Questa è la cassetta postale. Ecco Danny, Susie, Pedro, Rebecca ed Emily Elefante. Stanno imbucando le loro lettere. Ed ecco Peppa con la sua busta. Fatto! E adesso che cosa succede? Buona giornata a tutti! Ciao Peppa! Ti è arrivata la lettera di invito alla mia festa? Sì! E ti ho anche scritto una risposta, sai? Oh, che bello! Guarda un po' qua, quante lettere devo recapitare oggi? Zoe, vedi questa? È la mia! Ed è davvero molto, molto importante! È quella che hai scritto a me? Posso aprirla adesso? Sì, Zoe, è indirizzata a te. Ma prima di fartela leggere ho il dovere di consegnarla. È così che funzionano le poste. Oh! E visto che a quanto pare oggi avrò un sacco di lavoro, è meglio che inizi a darmi da fare. Scusi, possiamo venire anche io e George? Ma certo, forza, saltate su! Ci vediamo dopo! Peppa e George aiutano il signor Zebra a consegnare la posta. Questa è la casa di Zoe Zebra. Questa lettera è indirizzata alla signorina Zoe Zebra. Per la signorina Zoe Zebra... Zoe Zebra... Zoe Zebra...
Zoe Zebra? Queste lettere sono tutte per Zoe. Quella che hai in mano è la mia. La lascia imbucare a me? Ma certo, tieni. Peppa adora imbucare le lettere. Cucù! Cucù! Che piccolo maialino rumoroso sei, George. Guardate, sta per uscire fuori. Wow! Che tontolone! Ti sei perso il cucù? È stato davvero, davvero fantastico! Ha fatto cucù! E tu non l'hai visto! No, non preoccuparti, vedrai il cucù alla sua prossima uscita. Ma devi aspettare, perché esce soltanto una volta ogni ora. È noioso aspettare. Dai, George, andiamo fuori a correre. George non vuole andare fuori a correre. Preferisce aspettare il cucù. Sono quasi le 10. George sta aspettando ormai da quasi un'ora. Adesso basta! Vieni a giocare! Anche il dinosauro vuole giocare insieme a te, George. Grrr, dinosauro! George, di nuovo, non ha visto il cucù. Oh, non preoccuparti, George. Va pure a giocare in giardino. Ti avviso io quando sarà il momento di vedere il cucù. Prendilo, George! Sono quasi le 11. Peppa! George! È ora di vedere il cucù! Sbrigati, George! O perderai il cucù un'altra volta! Oh! George sta correndo più veloce che mai. Dobbiamo fare piano, però, così l'animale non scapperà via. Sì, mammina! George! Peppa e George seguono le tracce. Guardate! Le impronte sono state lasciate da un uccellino. È volato sull'albero. Dove? Tieni, Peppa, guarda dentro al binocolo. Il binocolo ingrandisce le cose. Vedo uno, due, tre uccellini. Ah, chissà cosa mangiano. Mangiano vermi! Ma è disgustoso! George ha scoperto delle altre impronte. Sono impronte piccolissime! Sono state lasciate da quelle formiche. Stanno raccogliendo delle foglie da mangiare. Si faranno una bella insalata per pranzo! Sì. A proposito di pranzo, è ora del picnic. Oh! Il picnic! Papà Pig, hai dimenticato di prendere il cesto, non è vero? Sì, ma non è un problema. Basta tornare indietro, mangeremo in auto. E da che parte è la macchina? La mappa ce lo indicherà. Seguitemi! Chi ha messo qui l'albero? Non è nella mappa. Oh, Papà Pig, ci siamo persi, non è così? Sì. Come faremo a ritrovare la strada di casa? George ha scoperto ancora altre impronte. Guarda che impronte grandi! Dinosauro! Davvero interessante! Come? Non mi direte che George ha trovato delle vere impronte di dinosauro? No, quelle sono le nostre impronte. Se seguiamo la traccia all'indietro, riusciremo a tornare alla macchina. Col cesto da picnic! Evviva! Niente ci può fermare ora! Torneremo a casa sani e salvi. Oh, non avevo previsto la pioggia. Oh! Anche Peppa l'ha mancata. A Peppa e Susie piace giocare a tennis, ma George si sente escluso. Giocare anche te. Noi abbiamo soltanto due racchette. Ci sono. George, tu puoi fare il raccattapalle. Giusto. È un compito davvero molto importante.
George farà il raccattapalle. Dovrà raccogliere la palla quando cade lontano. Io sono pronta! Oh, l'ho mancata! Raccattapalle! Ottimo lavoro, George! Oh, raccattapalle! Grazie molte, fratellino! Raccattapalle! Accipicchia! A George non piace questo gioco! Ecco Danny Cane, Pedro Pony, Candy Gatto, Rebecca e Richard Coniglio. Ciao ragazzi! Ciao! Noi stavamo giocando a tennis. Possiamo giocare anche noi? Ma non ci sono abbastanza racchette. Oh. Allora facciamo qualcos'altro. Perché non giochiamo a calcio? Sì, giochiamo a calcio! Facciamo femmine contro maschi. A ogni squadra serve un portiere. Io! Pedro Pony e Rebecca Coniglio saranno i portieri. Cominciamo! Gol! Papà, come mai ti sei sdraiato per terra? Per vedere le stelle è la posizione migliore. Guardate quelle stelle là sopra e immaginate di unire i punti. Quella si chiama Orsa Maggiore. Sì, e le stelle che stanno alla fine puntano verso la stella polare. Wow! Luccica, luccica, dove sei stella polar? Noi ti verremo a trovare. No, Peppa, le stelle sono davvero troppo lontane. Sono perfino più lontane del mare? Oh, sì, ma sembrano molto più vicine se si usa un telescopio. E ce l'abbiamo questo telescopio? Telescopio, Peppa, tuo nonno deve averne uno in soffitta. Allora perché non andiamo a vedere le stelle a casa sua? Ma adesso è troppo tardi. Anche se è tardi, forse possiamo provare ad andarci, Papa Pig. Evviva! È la prima volta che Peppa e George vanno in macchina di notte. Guardate, stiamo seguendo la stella polare. Luccica, luccica, se continuerai a brillare, noi sapremo dove andare. Peppa e la sua famiglia sono arrivati a casa dei nonni. Peppa Pig, spero proprio che il nonno e la nonna non siano ancora andati a letto. Che cosa ci siete venuti a fare qui a quest'ora? Vogliamo guardare le stelle! Peppa e George speravano di poter usare il tuo telescopio. Ah, ho capito. Molto bene. Dobbiamo andare in soffitta, seguitemi. Eccola davanti a voi, la vecchia Bess. Wow! Un respiro bellissimo. E ora iniziamo a prepararci per la notte. Peppa e i suoi amici montano le tende. Bambini, ora dovete scegliere un compagno con cui dividere la tenda. Susie, vuoi stare insieme a me? Avevo deciso di andare con Zoe. Oh, scusami, Susie. Ma io l'avevo già promesso a Rebecca. Rebecca, tu non dovevi stare con me. Oh, è vero. Emily, dimmi, tu con chi vuoi dividere la tenda? Con Zoe, ok. Va bene, allora puoi restare insieme a me. Ok. Adesso mi servono bastoncini per accendere un gran bel fuoco. Li raccoglieremo noi. Ma volevamo andare io e Pedro a raccoglierli. Oh, potete andarci tutti insieme, bambini. Peppa e i suoi amici raccolgono la legna. Ottimo lavoro. Si è fatta notte. Peppa e i suoi amici siedono intorno al fuoco. Dai, bambini, cantiamo tutti insieme una canzone. Sì! La
canzone del Bing Bong, per favore. Oh, non so, ecco. Per piacere, Madame Gazzella, la canzone del Bing Bong. E va bene. Suoniamo un accordo canticchiando la canzone con un bing e un bang e un bing. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingli bangli boo. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingli bangli boo. Oh oh, bene bambini, adesso tutti a dormire. Buonanotte, bambini! Buonanotte, Madame Gazzella!